Benvenuti e ben ritrovati pinguini. Oggi video sui commenti. Era da 2 settimane che volevo fare questo video nell'altro precedente vlog, però sono contento di aver atteso 2 settimane perché ci sono tanti bei commenti succulenti che voglio leggere. Ovviamente leggerò anche quelli ben costruiti e ben pensati, anche quelli di complimenti, ma ovviamente ci sono anche quelli scritti da gente che ha visto i miei video col culo. E quindi ce li leggiamo, ma prima di continuare, come al solito, iscrivetevi al canale, lasciate un like, la questione dei caffè virtuali, se volete offrire un caffè virtuale, e quindi leggiamo i vostri commenti, così con l'occasione cercherò di rispondere ai vostri commenti. Ah, mentre aggiornavo, aprivo la mia pagina qua dei commenti su YouTube Studio nel mio iPad, proprio un commento lasciato un minuto fa di Gianna Branchino, proprio questo fresco fresco in diretta. Molto bello questo video, riferito al video di venerdì per quanto riguarda H265. Sempre sotto quel video c'è un commento un po' lungo, però è molto interessante e lo vorrei leggere magari con l'occasione di rispondere ad alcune delle domande, perché ce ne sono un pochino. Il commento lo lascia Giovanni Sardisco e dice: grande Valerio, nonostante la vastità dell'argomento sei riuscito a sintetizzare perfettamente le risposte a molte dei miei dubbi. Grazie, prego. Se vorrei andare avanti a parlare di codifica e forma di video sarà più che apprezzato. Vediamo. Nel frattempo ti lascio qualche domanda. Esiste un formato contenitore con il codec integrato, rendendolo di fatto utilizzabile in ogni piattaforma? Allora, il formato è un file. Il codec è un algoritmo. Non puoi mettere un algoritmo all'interno di un file. Sì, in effetti si può fare perché sono tutti programmi, però questo poi avrebbe problemi di sicurezza vari. Però, con questa domanda mi hai fatto ricordare di una cosa che sia in JPEG che in H265 mi ero dimenticato. Alcuni formati video, quelli fatti da MPEG tipo H264 e penso pure H265, possono essere decodificati dalla scheda video. Questo è quello che viene definita quando utilizziamo alcuni player, tipo credo Angelo faccia su VLC, usa l'accelerazione hardware, perché questo significa che alcuni dei formati possono essere decodificati direttamente dalla scheda video e quindi non c'è nessuna decodifica da parte di un codec software che gira su CPU. Quindi tutto viene fatto nella scheda video, nella GPU, e quindi il player non fa altro che prendere i dati, darli alla GPU, e la GPU si restituirà dei frame e penso anche l'audio, ma non sono sicuro a 1000 per 1000. No, non credo che esista un formato contenitore con un codec integrato. Puoi parlarci di codec open e closed source? Se trovo dei codec o comunque degli algoritmi di codifica che hanno delle differenze sostanziali, magari potrò farne qualche altro, ma se sono simili a quello che già vi ho spiegato non ha senso farci un video dedicato. H265 è open source? No. Per quanto riguarda l'altra domanda in cui mi chiedi esistono dei formati contenitori che accettano un solo codec, sì, ci potrebbe anche essere, però la domanda secondo me non è che abbia molto senso. Cioè, qual è il vantaggio di avere un formato contenitore che ti limiti a un solo codec? Se tu fai un formato contenitori, vuoi poter anche decodificare video fatti tipo con le pietre, come dicevo l'altra volta io, tipo VLC, no? Chi secondo me crea un formato video contenitore vuole cercare di essere quanto più inclusivo per quanto riguarda i formati video che i formati audio. E infatti MP4, se ti ricordi, avevo letto che vi lasciavo la lista di tutti i formati video e audio supportati, ma anche quelli testuali per i sottotitoli, che supporta. E secondo me un formato contenitore deve essere quanto più inclusivo possibile e non essere esclusivo e focalizzarsi su un unico formato, sia audio che video. Dopo la decodifica, come avviene la lettura simultanea del flusso audio e video sottotitoli? Come dicevo nel video di H265, il formato MP4 non è organizzato in una maniera che prima ci abbiamo tutti i frame, poi ci abbiamo tutti gli audio, perché possiamo avere molti più audio in base alle tracce linguistiche e anche più tracce testuali per i sottotitoli, in base alle lingue ovviamente. Però come dicevo, non è che
diciamo, abbiamo tutti i frame, poi tutti gli audio e poi tutti i sottotitoli, le cose vengono inframmezzate, quindi se prendiamo un segmento di video di un secondo, in un secondo tu potresti avere i frame, poi l'audio e poi i sottotitoli, o comunque anche un altro ordine, però comunque hai questa cosa degli inframmezzamenti che ti consente di avere frame, audio e sottotitoli sempre disponibili man mano che l'utente lo visualizza. Non so se rispondo appieno alla tua domanda, visto che questa cosa mi ricordo perfettamente, l'hai detto sul video, su quale sia la priorità, boh, dipende da chi implementa, che sì, cioè alla fine l'utente ha bisogno di audio e video, per forza. Quindi se io dovessi fare un codec MP4, io darei priorità personalmente, se proprio lo devo implementare io, ai frame, perché per decodificare un secondo di frame, 25, 50, 60 frame in base a frame rate, occorre decisamente più tempo di decodificare un secondo di audio. Quindi cosa posso fare? Mi scarico i frame, mentre li sto decodificando continuo con lo scaricare l'audio, che posso decodificare nel frattempo che sto facendo i frame, perché comunque l'audio è sempre più veloce da decodificare. Passiamo al video di una certa risaiola che me lo lascia sotto al video di MP3. Mi lascia due commenti. Questi due commenti vengono lasciati in una distanza di circa 20-25 minuti. Quindi il primo che leggo presumibilmente sia stato lasciato, boh, dopo qualche minuto che si era visto il video. Quindi c'è qualcosa che non andava e ha lasciato il commento. Infatti l'altro poi viene, secondo me, scritto quando ha finito di vedere tutto il video. Quindi andando grazie di aver visto il video e vediamo cosa ci lascia nei commenti. Peccato che l'MP3 sia uno degli algoritmi peggiori attualmente. Non è invecchiato bene come il JPEG. Il motivo per cui esistono gli MP3 è direttamente collegato all'introduzione delle memorie flash moderne. Infatti i primi iPod avevano degli HDD. Degli HDD? Ma l'hai detto poco fa che c'erano le memorie flash, non c'erano gli hard disk. Vabbè. Al loro interno potevano addirittura arrivare a 300 GB. Ho una libreria di 4.000 canzoni tutte in ALAC e almeno metà sono high res e occupo meno di 150 GB. Ah, 150 GB. Facciamo un piccolo calcolo, diciamo, di quelli veloci. 150 GB significa che in media ogni canzone, vediamo se ho fatto bene i conticini. Sì, ho fatto bene i conticini, occupano più di 37 mega. Che va bene, per gli standard di oggi può andare bene, però in quel video io ho detto che MP3 va visto nel contesto storico in cui è stato creato, dove un hard disk, e non quello che dici tu nel commento, ma i veri hard disk, erano una sessantina di mega, quindi il contesto storico è fondamentale, quindi questo è il classico esempio di una persona che ha visto il video col culo. Leggiamo il secondo commento. Minuto 23, mi dispiace, ma 128 kilobit per secondo di MP3 non equivalgono minimamente alla qualità di un CD, e se fosse così non sarebbe stato necessario avere altri codec come Vorbis, AAC e Opus. Minuto 25, come detto prima, si sente che in MP3 i sub sono tagliati, code segnale pure e i picchi sembrano enfatizzati, sento anche meno apertura stereo in alto e questo effetto viene enfatizzato all'abbassarsi del bitrate. Faccio mix e master di canzoni e quindi cosa le sento subito? Vabbè. Allora, io mi potrei accollare anche di aver fatto un errore nel video. Cioè, io mi ricordo di aver letto questa informazione in una fonte. Ho fatto un errore, avrò preso una fonte sbagliata, mea culpa. Me lo posso accollare il fatto che un MP3 di 128 kilobit al secondo potrebbe non equivalere a una qualità audio. Se ho fatto quell'errore, me ne prendo la responsabilità. Intanto c'è da dire questa cosa, prima che inizio con la mia risposta, che a differenza di poco fa, in cui tu dici che hai 4.000 canzoni in ALAC, ALAC è un formato lossless, quindi non può essere paragonato a MP3. Questi codec che tu hai menzionato, Vorbis, AC e Opus, sono tutti lossi, sono tutti open source. Riporto l'esempio di Vorbis, perché degli altri dovevi fare magari una ricerca più approfondita, però di Vorbis io mi ricordo che non nacque con lo scopo di essere migliore di MP3. Poi se è diventato migliore di MP3, quello è un altro discorso. Però io mi ricordo che Vorbis nacque
Perché a un certo punto, negli anni 97, 98, quello che sta per essere, qualcuno aveva detto che voleva mettere delle royalty sul formato MP3, quindi qualcuno se ne è uscito fuori con un formato open source alternativo. Quindi il fatto che mi dici che Vorbis è stato inventato per essere migliore di MP3, no, è per un altro motivo. Poi altri sì, possono essere migliori di MP3, non lo metti in dubbio. Tutto va inquadrato in quello che si viene definita la trasparenza dei formati audio. La trasparenza dei formati audio è: io ho questi formati audio a questi livelli di compressione, a quale punto sono indistinguibili da una qualità CD? Questa è la trasparenza. Quando tu mi fai uno studio sulla trasparenza dei formati audio e me la pubblichi su una rivista scientifica, ne possiamo parlare. Prima di allora, ciao. Passiamo al commento successivo. Anche quest'altro commento viene lasciato sotto al video di H265. Il commento dice: il video dell'accordatore acustico, che è risultato 14 giga in H264, per arrivare a 7 giga H265, lo hai riconvertito dall'originale o dal formato H264? Se dall'originale dici da Adobe Premiere, sì. Cioè, semplicemente io ho fatto due rendering quel giorno, uno in H264 e uno in H265. Cioè, non ho fatto quella che viene detta la transcodifica, cioè ho preso il formato H264 e l'ho riconvertito in H265, no. L'ho rirenderizzato due volte con Adobe Premiere ed effettivamente c'era una riduzione dello spazio occupato del 50%. Ovviamente quel test che ho fatto era empirico, però era per avallare delle cose che avevo letto online, sentivo dire: ah, H265 riduce del circa 50%. Ho detto, vediamo, renderizzo il video due volte. Ed effettivamente era vero. Questo commento è stato lasciato sotto al video di JPEG. Sto studiando per la certificazione informatica e con i tuoi video riesco a studiare più facilmente. Spieghi davvero tutto nel modo più semplice possibile e in modo che tutti possano capire, anche chi ha le prime armi col computer. Grazie, un cuoricino, ho visto tutti i tuoi video e continuerò a vedere altri che ne farai. Un prof come te ci vorrebbe. Commento lasciato da Marica Carriero. Io, Marica, ti ringrazio. Questi commenti sono quelli che, diciamo, danno poi torto a quelli che vengono a fare gli sboroni sotto i miei video. E dici, chi viene a fare lo sborone sotto i tuoi video? Lo cerchiamo, perché qualche giorno fa me ne è arrivato uno molto bello da andare a vedere. Questo commento mi fu lasciato nel video che feci qualche, diversi mesi fa, sul video in cui parlo del bug che c'era nei aerei Boeing 737 Max. Il commento dice: se non sei sai, ripeto, perché cioè non è che io non so leggere, è scritto proprio così: se non sei sai parlare è perché non sai nemmeno l'italiano. Poi Aielio, lascia perdere YouTube e torna all'asilo. La mia risposta è stata: ho messo l'asterisco ne, perché lui secondo me voleva dire, dico lui perché si chiama Cignola Piero, quindi a me sembra un lui, perché secondo me lui voleva dire se non ne sai parlare, no, se non se sai parlare. Cioè praticamente questo mi rompe le scatole che io non so parlare in italiano, perché magari mi sarà scappato all'interno di quel video aereo anziché di aereo, che insomma può capitare a chiunque, e per questo motivo secondo lui dovrei tornare all'asilo. Gli errori possono capitare a chiunque, compreso te. E quindi, cioè, se devo tornare all'asilo, facciamolo assieme. Un altro commento di un visualizzatore un po' poco attento. Questo commento mi sono lasciato sotto al video di Amiga OS, che credo che sia uno dei video con più commenti in assoluto. Potrei controllare, però secondo me è uno che ha i più commenti. Il commento lasciato da Gaetano Cerniglia dice: ti sei focalizzato solo sul software, guarda i casini legali con l'hardware a marchio Commodore. La mia risposta è stata: è un video su Amiga OS. Amiga OS. No su Amiga, no su Commodore. Amiga OS. Su cosa avrei dovuto focalizzare il video, visto che si inserisce in una serie di cui parlo solo di sistemi operativi? Tra l'altro la serie la trovo, la metto qua in questi quadratini grigi che compaiono. Cioè, la risposta gliel'ho data, vabbè. Leggo quest'altro commento lasciato da Renato sul video che ho fatto, dove faccio quel codice dove riesco a renderizzare il suono in forme d'onde. Il suo commento dice:
se ci metti una pezza nera sul logo si toglie come? Cioè, nel video io ho detto, ovviamente ho utilizzato la versione gratuita e per questo motivo non ho potuto togliere il logo. Perché mi dovete suggerire nei commenti cose illegali? Non si può fare, perché violerei le condizioni d'uso. Non mi suggerite cose illegali nei commenti, comunque, dai. Allora, in un video in cui ho detto che avevo cambiato microfono, cioè questo che sto indossando adesso, uno di voi mi dice: il microfono si sente benissimo, che modello è? Mi interessa prenderne uno buono. È un Rode SmartLav Plus. Questo qua non so se si vede bene, spero di sì, lo metto più indietro. Se vi piace ve lo comprate. Ovviamente la Rode non mi ha pagato per fare questa sponsorizzazione, quindi è un consiglio del tutto spassionato che vi sto dando. Vi leggo l'ultimo commento che mi viene lasciato sopra al video di Java, o meglio in cui spiego Java in un'ora, e il commento di Alessio Moraschini dice: Java o si ama o si odia. Si odia. Ma anche entrambi a giorni alterni per esperienza quotidiana. Si odia ogni giorno. 24/7. Sarebbe interessante una divagazione filosofica sui pro e contro dell'utilizzo dei framework, perché sono così usati e perché ci rendono la vita così complicata a volte, seppur essendo nati per semplificarla. Io in questo periodo sto imparando un nuovo framework, che non vi voglio dire qual è, perché prima o poi ci voglio fare un video, però ci voglio fare un video bello. E sì, questo framework che sto imparando, secondo me, mi complica la vita. Infatti io in questo periodo le bestemmie che sto tirando sono pazzesche. Però, cioè, complica la vita su un aspetto, però la migliora su un altro aspetto. Qual è la divagazione filosofica che si potrebbe fare? Da un lato ci complica la vita, è vero. Lo sto vivendo io in prima persona in quest'ultimo periodo. Dall'altro lato ce la semplifica. Se è un framework, quello che semplifica e di più della vita che ci complica, allora ha senso di esistere. E quindi, pinguini, penso che per oggi possa essere tutto. Io vi ringrazio come al solito per essere stati qui con me fino a questo punto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.